Hey Vips, so welcome back per un'altra settimana di Darkest Dungeon, un altro Darkest Friday. La settimana scorsa eravamo finiti in una maniera un po' triste e avevamo detto, vabbè, però comunque continuiamo ad andare avanti. La patch nuova ha voluto che non andassimo avanti perché sono stati cancellati i salvataggi. Non è che sono stati cancellati i salvataggi. Ho aperto il gioco, mi ha detto il salvataggio è obsoleto e la partita è stata riavviata. E io, regà, ha perso ciulo. Però andiamo a vedere un po' sta patch. C'è qualcosa di nuovo, sicuramente. Ci sono cose interessanti, me la sono letta un pochino. E ho visto che ci sono un po' di robine interessanti. Allora, hanno aggiunto il Creature Den, che è un'area nuova. Ma non una nuova regione, attenzione, perché se non sbaglio, non so i termini che usano esattamente, però diciamo la regione, per quello che concerne l'idea che ho io in mente, è come se fosse, che ne so, la zona delle fogne, la zona, insomma, la zona enorme, completa. È una di quelle casettine piccole, il Creature Den. Con dentro ci sono i cani, i vecchi ragni, e alcune cose, alcuni vecchi amici dei vecchi Darkest Dungeon. Per Darkest Dungeon, tra l'altro, se seguite solo quello, la gamma è cambiata. Ma ne ho presa una migliore. Vi potete vedere in gloriosi 1080p in quella direzione anziché in quella. Infatti, mi devo imparare a parlare in questa direzione. Negli altri let's play, piano piano sta cominciando a essere utilizzata. Quindi, Creature Den ce l'abbiamo. Hero Paths, questo è interessante perché praticamente gli eroi adesso arrivano all'incrocio quando li prendiamo con una memoria di quello che loro del loro passato sostanzialmente. Possono esserci tre tipologie di personaggio che sono Wanderer, Apprentice e Master e hanno più o meno abilità già sbloccate e potenziate. In più ci sono due paths per ogni eroe aggiuntive. Fa l'esempio del Plague Doctor che può essere Surgeon o Alchemist e in base a quello saranno specializzati appunto Surgeon con la coltellata e Alchemist con le bombe. Quindi ogni personaggio avrà queste 5 possibilità. 3 di base che avranno Wanderer è di base, Apprentice ha una skill masterata e Master ha tutte le skill masterate. Regalo, sapete che vuol dire PMPG con tutte le skill masterate a livello 1? Significa che gli sbonchi una spada in testa a un nemico e esplode. E poi in più ci stanno queste specializzazioni. È carino perché aggiunge molta più randomicità all'inizio e ti costringe, slash convince anche a pensarci un po' di più, anziché dire ok, vado con quel party che uso sempre, che è Cookie Cutter, magari dici no, però mi è uscito questo con questo, allora preferisco prendere questo, eccetera, eccetera. Poi vabbè, l'oasi già c'era, nuovi mostri, Academic View, eccetera, eccetera. Questi sono i vecchi, fa parte del vecchio update sta roba qua. Hanno cambiato le combo. Infatti io voglio usare la Grave Robber che mi sembra molto forte. Allora andiamoci piano piano. Questa qua dell'Oasi già c'era. Scusa, perché l'hanno messa? Pillager Mongrel. Ci sono nuovi nemici. Che ce n'è uno che è un rinforzo dell'antiquario. Poi c'è il Pillager Mongrel che fa danno da bleed. E lo Swine Skiver che è un altro. Ah, lo Swine Skiver, tra l'altro, è un personaggio dell'1. Questo poi lo vedremo. Speriamo di incontrarlo. Polished and Enhanced Facility Inspection. Ok, questa qua è l'Academic View. Tenendo premuto Alt. Sarebbe. Ah, la chiamano la visione accademica. Quando tieni premuto Alt, che zooma. O meglio, zooma in avanti e ti fa vedere qualche statistica in più dei personaggi. Immagino che intenda quello. Ok, adesso l'hanno migliorata praticamente. Oltre a farti vedere solo le statistiche, ti fa vedere anche le skill e altre cose. Buono, anche perché fighe la uso poco, quella e vorrei usarla di più in realtà. Travelog update, vabbè, poca roba. Praticamente adesso ci avremo un log aggiuntivo che ci catturerà tutti gli eventi importanti della regione precedente che abbiamo attraversato. Insomma, ci sarà qualcosina di aggiuntivo interessante. Questi sono i mostri nuovi, quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, compreso un nuovo champion, che sarà il boss del Creature Den. Immagino qualcosa del genere. Skill dei personaggi modificata. Il Grave Robber ha preso un bel buff. Io andrei sulla Grave Robber, onestamente.
Poi che altro va a vedere? Plague Doctor. No, qua stiamo, ecco, infatti ve lo dicevo, qua stiamo scendendo nelle vecchie patch, no? Sto sfacciolando io, era fino a qua, quando hanno aggiunto i mostri nuovi. Stavo andando in fondo, dico, ma hanno cambiato il Plague Doctor, ma il Plague Doctor l'hanno cambiato milioni d'anni fa. Quindi andiamo avanti, mi stavo impicciando. Come al solito, se vi piacciono gli RPG, vi invito a seguire il canale. In questo periodo stiamo giocando a Elden Ring, e chiaramente... Giocone, quindi se non lo seguite vi consiglio di seguirlo o valutare la possibilità di comprarlo perché è un RPG veramente meraviglioso. Andiamo all'incrocio, vediamo un po' che succede con sta roba nuova, va. The Crossroads. Percorso lebbroso, chi cerca trova. Ok. Ah, vedi. Lui mo è ritualista. Ma in realtà mi sembra che sta roba già c'era nella scorsa partita che avevamo fatto. Se non sbaglio, l'avevo completamente ignorata. Perché non mi era arrivata la cosa della patch sul telefono, la notifica. Che io me le seguo tutte quante, Twitter, eccetera. E quindi non ci avevo fatto caso. Però mi sa che già dalla puntata precedente sta roba l'avevo vagamente vista con la coda dell'occhio. Allora, se il ritualista come percorso ha occultista. C'ha la pugnalata sacrifica, lei fa il doppio dei danni. Abilità di guarigione più 33. Vabbè, enorme. Maledizione. Se fai maledizione, c'ha il 15% di avere tutti sti buff qua. Wow. Si potrebbe valutare questa cosa. Errante chi cerca trova, così. A lui pure ci è capitato come errante. Anche lei c'ha errante, distruttrice, più 33% vita massima, se la posizione è 1 c'ha il 50% di danni extra, meno 33% di possibilità di fare sanguinamento, sti cazzi, e all'inizio del turno però c'ha la possibilità di essere sanguinante lei. Però uno potrebbe fare una cosa di questo tipo in maniera tale che lei le può chiudere le ferite eventualmente. Lei c'ha occhio d'aquila, abilità da distanza più 50% di danni, abilità mischia. Cazzo, però, lei la volevo usare, però il danno dimezzato da mischia è grave, forte. Però le abilità a distanza, potremmo farla tipo full ranged, levarle questa, che è un peccato, e usarla solamente con la roba ranged. Potrebbe essere un... Però le levo questo che fa stracacare. Solo che lei che c'ha a distanza, anche questo vale come a distanza. E botta e risposta è buono, ma possiamo anche non possiamo farla così in realtà. Possiamo giocarla così. Lei è errante pure. Per quanto io avrei messo metterei lui come healer. Facciamo una cosa pazzerella, mettiamo lui come healer. Allora lui c'ha pugnalata sacrificale, 1 milione di danni, guarigione con ferita più 33%. Io spero che valga per tutti la sta guarigione. Lui lo mettiamo. Però la pugnalata la può tirare da 1, 2 e 3 di slot. Magari posso mettere lei in 4, slot 4? Sì, tranquillamente. Facciamo così e easy. Gli diamo anche questo. Gli diamo il bombone, quello cosmico, che questo qua vale decisamente la pena. E lo teniamo così, dai. Che giochiamo col fuoco. Lei ovviamente le dobbiamo levare questo e questo, le mettiamo questo, no, questo glielo lascio. A lei le togliamo questo e questo, tanto c'ha il problema del sanguinamento che non lo può fare quando vuole. Le diamo 1, 2 e 3, di solito la giochiamo così, quindi direi che siamo golden. Ci abbiamo un bel team interessante a sto giro. Una cosa diversa dal solito, regà. Proviamo, vediamo che succede. Certo, io ve l'ho detto 1000 volte, se mi conoscete lo sapete, le cure dell'occultista non mi piacciono, perché l'occultista fa veramente cacare come cure. Però vediamo che succede. Magari questo è il team definitivo e andiamo a stravincere, non si sa mai. In crisis. No gain is insignificant. Un gran porcellino da subito, slot aumentati. Buono, buono, ci è andata bene, devo dire. Ci
c'è andata niente male. Vabbè, tu prenditi, che diavolo ne so, questi, tu prenditi questo. Ci abbiamo sti trinket. Ah, ecco, ecco, questa resistenza la possiamo dare a lei. Sì, magari potrebbe resistere. Porcellino e pugnettazzi. Ah, vedi che poi tra l'altro adesso c'è anche, questo è buono, informazioni aggiuntive nelle cose. Cioè c'è, aggiunge danno 5% di probabilità per round fino alla prossima locanda, diminuisce di uno lo stress e c'ha il 67% di possibilità di dare un come si dice qua, un punticino di cosa positiva qui, e 33 negativo. E questo invece la dà positiva a tutte le coppie di eroi. Enorme. Buono, buono. E diminuisce lo stress di due. Il porcello, regà, è... cioè, il porcello è definitivo. È tipo la cosa migliore che vi possa capitare da lootare. Adesso l'hanno messo in fila così. Mi piacevano di più messi così. È più ordinato. È più Darkest Dungeon. Però mi piaceva come era fatto. Mamma mia, lascia qua. Ma sì, ma chi pesa in culo? È merda questo. La sella proprio. Lo prendo. No, non l'avevo visto. Ho visto in ritardo. Vabbè. Piano piano lo stanno affinando sto giochino, ragazzi. Ovviamente questa puntata la vedrete dopo che è uscita la patch un bel po', perché Darkest Dungeon, fortunatamente, come ho già detto, ce l'ho un po'. C'ho un po' di profondità che mi permette di stare sicuro e di poterlo registrare con relativa calma. Perché in questo periodo, raga, cioè, fuori, mille serie, siamo fuori di testa con le ore che passo a registrare, a montare video. Però lo faccio per voi volentieri. Quindi, visto che lo faccio per voi volentieri, se non seguite il canale, mi raccomando, fatelo. Mi raccomando, che stiamo arrivando a 1000. A 1000 iscritti. Allora, vediamo un po'. E quindi il vostro click potrebbe essere interessante ed importante. Ok, vedo anche dei cambiamenti leggeri nell'interfaccia. C'è anche la... ti dice anche come si sentono loro con lo stress. C'è questa linea di separazione adesso tra le due cose, che è carina, gli dà un qualcosina extra. E ti dice anche che, c'è, che sono a zero stress, sono già in tensione i personaggi. Stanno fissi in tensione. Questa gli è proprio piovuto in testa. Gli è planato in culo. E boh. Oh! Ah, ok, quella lineina ti fa capire che devono ancora fare il turno. Molto bello. Tra l'altro io, se sapete, se mi seguite, raga, lo sapete, io sono un enorme fan del feedback. Allora, se le cose hanno feedback, tipo una cosa per esempio che adoro. Se avete giocato alla skin, me l'ha tenuta questa qua. Se avete giocato ai giochi della Blizzard, no? Sapete che le interfacce della Blizzard hanno un feedback. Raga, cioè, verrebbe voglia di prendere i bottoni, prenderli, perché sembrano croccanti, e masticarli, mangiarli, metterli in bocca e sgranocchiarli. Cioè, tutto super croccante, super crisp. E avere una bella interfaccia, esatto, la stanno migliorando un botto. Molto crisp, molto figa. Ha raggiunto la torcia, ok, molto figo. E quindi quando fanno questi cambiamenti che aggiungono qualità all'interfaccia, io sono molto... molto soddisfatto. Questo glielo diamo, cioè. Non glielo dovremmo dare in teoria, ma migliora le relazioni di tutti e serve, cioè. In early game, se sistemiamo le relazioni, raga, siamo golden. Vabbè, lei è la nostra main damage dealer. L'unica cosa che mi manca un po' sarà poi... no, in realtà c'ho Alzared e potrò poi fare... fa vedere un po' con Alzared che cos'è che mette il... era questo? Ah no, ma lo fa di default il maleficio affievolente. Questo qui lo mettiamo sui nemici, così che lei possa crittare sempre e diminuire lo stress sostanzialmente. La usiamo come antistress distruttivo, in buona sostanza. Allora, questa la mettiamo. Sì, lo so che non la posso rimuovere, zio mio. Ornamento indelebile, inizio del turno 10. Preferisco il punto in maestria, onestamente. Per quanto lei è mezza inutile lì, però. Oh, raga, punto in maestria è sempre un punto in maestria per quanto mi riguarda. Ah, ci abbiamo un altro porchiddu, e lo prendiamo subito. Ehi, questo glielo diamo pure subito. Vai, vai. Così abbiamo la strada praticamente già. Ci ha creata per la direzione della presa bene. Andiamo avanti, andiamo avanti.
Siamo golden, ci abbiamo tutta la possibilità di sopravvivere a questa situazione molto, molto triste dentro la degradata. Behold. Le grandi città edificate dall'uomo. Sembra più lunga. Oh, possiamo anche sbloccare un pezzo di storia di Bonnie. Figata. Vabbè, qui, regà, non lo so, andiamo a sinistra. Che cacchio ne so, tanto è uguale. Speriamo sia un combattimento. Esatto, speravo, perché sennò era proprio boring, che dovevamo fare un pezzetto senza niente, che non c'era neanche il combattimento per strada. Mo, l'unica cosa che mi preoccupa, non in questa fase qui, perché qua nella prima parte è raro che fai grosso stress, che tu ti stressi molto. Più avanti sarà riuscire a levare lo stress. Ma in realtà è un guaio mio questo, raga, perché se ci pensate, il giullare non è che ce l'hai sempre, tutti ce l'hanno sempre. Quindi c'è anche lei che può levare lo stress, quindi bene o male. Vabbè, ho capito, Johnny, ma fate cacare, volete andare via tutti? Ma che cazzo? Ma io volevo combattere. Quindi il giullare c'ha il suo, il jester c'ha il suo, e quando lo togli dal gruppo lo senti, lo accusi un botto, un po' come togliere l'healer classico, no? Che comunque dici, cazzo, mo come faccio a curare, quell'altro farà zero più sanguinamento, disagio. E invece poi alla fine in realtà penso che sia, io l'ho fatto, ho subito entrambi i colpi, però penso che ci si può fare... se uno si abitua. C'è gente che giocava, anche io l'ho fatto alcune volte, Darkest Dungeon 1 senza healer, eh. Quella è pazzerella come cosa. Quella è veramente pazzerella. Manca, ma fatto il primo fight, già siamo inseparabili, che goduria. Questa comincia bene e finisce male come al solito. Mo se fa... Ma fa il turno prima lui. Ma come? Ma come cazzo è possibile? Ci abbiamo speed, cose, fa il turno prima lui, vabbè. Oh, Johnny mio, come cavolo faccio qua? Mistimed. Misdirected. Diavoletti. Non lo prenderà mai. Invece gliel'ha fatta l'ustione, hai visto? Guarda lì. Un bel 10 secco e questo muore. Lei poi sfigatissima che è rimasta dietro così, proprio brutta come situazione, devo dire. Sta crocca ti sei preso, zio. Sto 18 ti sei preso. T'ha combinato brutto. Messi. Quindi quello è un lancio di coltello, effettivamente. Non ci costa niente. Leviamo questo, così lo possiamo colpire a sto Johnny Boy. Speriamo che missi, al prossimo turno lo uccidiamo, vai. 7 danni, marci proprio. Pure, va pure il turno per primo. Ma vaffanculo. Ovviamente lo respinge e lei mo tira la sbucciata. Che però non è risolutiva la sbucciata, ragazzi, vedo, eh. Però è risolutiva quella di Alzared, va bene. Abbiamo perso un po' di vita, non fa niente. Uno di maestria, lo stufato rinvigorente che è buono, e gli scarabocchi sacri che... Ah, funzionano, diciamo. Meglio di non averci nulla, non so malaccio, ma insomma... Ah, lei c'è... No, vabbè, facciamo così, allora, scusa. Troppa roba, cioè, non è inutile che si facciano 27 resistenze tutti quanti. We must keep moving. Il covo onestamente non me lo sento proprio per niente. Quindi siamo costretti ad andare a sinistra. Non per altro, ma raga, farlo in early abbiamo visto che quando c'hai qualche skill potenziata, qualcosina, già è più easy. Ma se lo fai all'inizio
ti macina la vita. Poi per carità, abbiamo un bel party, quindi per l'appunto vorrei cercare di farlo durare e non farlo morire subito, se no è un disastro. Cerchiamo di arrivare alla locanda senza 20 persone morte. Ecco il cagnetto nuovo e ecco lo sputafuoco. Allora, vediamo sto meticcio. Bello il modello. Probabilità di schivare il prossimo attacco. Non sappiamo che diavolo faccia. Le abilità le dobbiamo ancora sbloccare. Ok. Lei c'ha veramente un critico decisamente alto, devo dire. Cazzo di cane. Come in tutti i giochi, fastidiosissimi i cani, porca miseria. Oh. Pia fuoco, va. Meno male che non fa. Non attacca la rabbia come quelli di coso, come quelli di. Come si chiama? Di Darkest Dungeon 1, ma tanto lo faranno che attaccano la rabbia, figurati. Che cazzo, io questa la volevo levare dai giochi, invece nulla, che fa? Ti sbuda il fuoco, giustamente, si chiama sputafuoco. Amico mio, questa è super stressata. Se lo sapevo andavo all'oasi, eh. Casa. Let us hope to finish this quickly. Veramente poco danno. Quanto gli faccio? Questo 6-12, con questo 3-6. Vai, va, bam, dai, è sta zaccagnatissima. Lei facciamo così. Il mio sangue per il tuo sangue. Ah, ma non muore per un HP, che suca, vabbè. Cazzo, questa è proprio sfiga, devo dire. Poi ci abbiamo. Vabbè, non ce la facciamo coi turni, per carità, però cavolo. Avrei voluto uccidere, non c'avevo neanche modo di colpirlo. No, non ce l'ho. Un bel dodge, nice. Togliamo dalle palle questo prima che faccia il turno. Un morbettino aggiuntivo, tanto per rovinarti la giornata. Doggettino un'altra volta. Serenissima la situazione. 2-2-4. Ma quanto cacchio devi. Quanto devi sa? 7 HP per poterla usare la cura, maledizione. 33%. Vai, vai, vai. Nice. Amore. Yes. Oh, yes. Poi loro due l'ho sempre visti come possibili amanti, onestamente. Scavenge what you can. And be off. Non male, pure quello. Una roba in più da tirare in locanda che comunque non fa male. E poi abbiamo anche gli slot extra noi, per cui stiamo. Posso andare avanti il gioco? Ok. Dobbiamo tenere lo stress in check. L'unica cosa. Potrebbe essere un problema lo stress in check. Ah, però la missione ci chiedeva di sgombrare il covo dai nemici. Non ci avevo fatto caso per avere il punto extra, ma. Nah, non ci casco, ragazzi. Non ci casco. La missione secondaria è giusto una cosina così che se vuoi la fai. Allora, qui abbiamo due combattimenti. Poi abbiamo aiuti, mano, mano, mano. Combattimento. La tana ferina vorrei fare pure. Ma secondo me dei combattimenti ce ne abbiamo a sufficienza. Andiamo a sinistra. An elementary problem, is it not? Andiamo a sinistra, andiamo a sinistra. Anche perché ho paura che Bonnie poi si mega stressi e faccia casino, onestamente. Perché potrebbe succedere tranquillamente. Già Bonnie e Bodica le vedo che non stanno messe bene bene. Non avere una cura stress diretta è grave. L'unica cura che abbiamo è se Bodica ha più di 5 può curare gli altri, credo. Se no non può fare una sega. Stanno messi comunque una crema, per carità, però... Poi abbiamo visto che è un attimo.
perché parti bene e poi parti poi. In this world, wealth is worthless without purpose. Ci sta, ci sta. Spero che lo aggiornino questo degli incontri d'assistenza, perché quello che spendi 16 e prendi materiali indietro è così buono che non c'è proprio, se c'è quell'opzione non ha senso di valutare qualsiasi altra opzione, che è troppo buona quella lì. A meno che non ti serve proprio la torcia, che dici gli rubi le cose, gli aumenti la torcia. Afferra la mia mano. Perfetto, amore. Che modi primitivi. Bellissimo, stupendo. Si stanno chain aiutando. Vabbè, questi zombie sono proprio carne da macello. Adesso questo mi morde, mi fa 72 di critico e mi stressa la famiglia a 22 PG. Destressa, destressa col crit. No, mi ha mandato via così. Unpleasant in the extreme. This work is noble and necessary. Il cibo marcio me lo potevate. Questo tanto valeva che lo levavano dai coglioni. Guarda, a meno che non vuoi personaggi malati, lo potresti fare. Se vuoi proprio far ammalare di default, che dici voglio che i miei VG siano malati, lo puoi fare. Vediamo questo incontro più avanti che dice. Il problema di questi incontri è che è figo per il loot, ma non è figo per il fatto dell'esperienza, dei punti di maestria. Ecco, questo qui. O sei, cioè questo qua, raga, è troppo buono. Troppo, troppo buono. Questo qua è imbattibile. Mi dispiace, ma... Guarda lì. Cioè, come fai a dire no? Ti dà talmente tanta roba che è proprio impossibile aggiungere. Aumenta di 2 la velocità. Non è male questo qua. Cerchiamo di usarle queste cose qua. Intanto non ci fanno un cacchio. Allora, sicuramente andiamo a sinistra perché voglio vedere la tana ferina. Voglio vedere la tana ferina. Tana ferina. Bella traduzione, tra l'altro, mi piace. Ferina, che viene da ferale, no? Bello, interessante, bella traduzione. Adesso posso, con Bodica posso destressare. Se abbiamo un fight tranquillo lo posso fare. Continuiamo a ricevere loot all'infinito. The Wainwright awaits, eager to ply his trade. Bende antidoti, unguenti per ustioni per ogni 6... Che cazzo vuol dire? Di 6 per ogni quantità accumulata? What the fuck? Ah, ma adesso quando butti la roba ti dà la speranza. Quindi ha senso buttare la roba. Scusa, 10% questo? Ah, cazzo, ma era ora, porca miseria. Era ora che lo facessero. Abbiamo detto sinistra per andare verso la cosa ferina. Che bomba, cacchio. Questi però non c'erano mica scritti sulle patch notes che c'erano lì su... sul coso. Beh, cavolo, sta patch è quality of life a bomba, ragazzi. Bello. Ci piace. Lei devo destressarla, se no potrebbe causare disagio, devo dire. Potrebbe creare un po' di pasticcini. Ma invece se io volessi cambiare la diligenza, la voglio fare più appariscente, più pazzerella. Mi piace questa. E la chiamiamo l'ultima lawinanza. Voglio vedere se rimane, va. Parecchio troll. Allora, andiamo di qua. Cumulo in fiamme. Vogliono fightare. E noi li facciamo fightare. Vediamo un attimo. Ci abbiamo... Non c'è il tizio quello che viene avanti e esplode, quindi possiamo focussare questo e levarlo dai coglioni subito, cosa che non sta succedendo purtroppo.
per Crittone. Mamma mia, che crocca. Un colpo, uno hanno tirato. Mortacci di Pippo, qua. Che palle. Non posso neanche colpire dietro perché mo questa è stata spostata davanti. Eliminiamo questo, eh. Che suhasa. Almeno ha levato lo stressino a tutti. Due coltellate e va giù questo. Questo purtroppo gli farò meno 20 danni. Non ci posso far niente. Se non altro non ci abbiamo limite di turni, perché potrebbe essere che ci mettiamo... Ormai li sgamo subito i fight. Questo potrebbe essere che dura più dei due turni sto fight qua. Cioè più di 5 turni, scusate. Perché questi rompono assai la minchia, sti tizi. Ma veramente assai. E muori, porco due, dai. Quello mo tanto lo accoltelliamo, va giù. Pure il blind gli ha fatto. Facci sua. A casa. Purtroppo facciamo gli blind a questo qua. E non c'ho oggetti che levano i cadaveri, tra l'altro. Perché... No, vabbè, critico, dai. Poi su di lei proprio che c'era quella che... Dai, cazzo. Che sugato. A casa. Non ha curato lo stress a nessuno. Lui magicamente se l'è curato per qualche motivo. Il che va benissimo così. Ah, che merda. No, un'altra volta. No, un altro critico. E dai, porco due, che palle. Un sacco di stress sto fight. Mannaggia la miseria. Tra l'altro che cavolo gli dava? Non si vede, vabbè. Volevo vedere quella polvere che gli ho dato ad Alzared. Che diavolo fa? Che non ci avevo mai fatto, non l'avevo mai vista. Ah, è quella che sì. Ok, è una roba nuova, tra l'altro. Vogliamo morire? Che ne pensi, ragazzo? Moriamo? Non moriamo. Che sugata. Ok. Non è stato un bel fight, devo dire, questo qua. È stato un po' deleterio. Speriamo che dia, che ne so, un punto maestria, magari qualcosa di buono. Diminuisce del 40 la resistenza a movimento. Getto della locanda. Aumenta di 1 lo stress, però aumenta di 2 la cosa della... Figo questo. Bella questa qua. Bello, interessante. Quindi aumenta di 2... la relazione tra tutti, e però gli aumenta lo stress. Bello. Carino che abbiano fatto sto gioco che va un po' in po'. Mo ci abbiamo... Non so, ci abbiamo 3 fight davanti, eh. Prepariamoci, raga, perché non sarà divertente. A meno che i fight, quelli di intermezzo, questi qui, non siano faciloni. Ma... conoscendo Darkest Dungeon non saranno faciloni manco per niente. Vediamo. Ok, sufficientemente tranquillo. Sarebbe stato bello, sufficientemente tranquillo. 25. Non ce la facciamo a shottarlo questo qua, sicuro. Conta su di me. Non è detto, se io facessi così non è che metto lei davanti? No. Non mi aiuti mai, ma veramente? Ah, perché lei è stressata, è vero. Che bomba. Invece ce l'ha fatta. Il genio.
Buono, ogni tanto allora gira sta fortuna, eh. Pensavo di ucciderlo in una botta sola, ma vediamo se riesco. In realtà mi conviene fa questo dietro, perché nice, pure loro stanno quasi al top, perché questo ci possono pensare allegramente loro due davanti. 3, buono, muore. Noi in teoria questo qui dovremmo riuscire a fare così, a levare lo stress, e lo dovrei riuscire a uccidere con Alzared. Perfetto. Mi sento di dire che questo è un fight buono. Questo qua abbiamo fatto bene. Il loot un po' meno. Buono comunque che la roba la butti in terra e ti dà la speranza. Ma regà, vediamo di che si tratta. Questa è curiosa come cosa. Nessuno che vuole combattere. Io voglio combattere. Bisogna andare dentro, perché non mi interessa del fatto che mi dislikeate. Ok, un vecchio classico. Un grande vecchio classico. Sei in grado di placare la non so cosa. No. Divoratore di carcasse. Non sappiamo cosa fa. Ovviamente c'ha la resistenza al morbo alta. Sein per il ragno. Aracnide. E sputatela, o sputatela, se volete usare il verbo. Ovviamente una cosa che voglio notare, che voglio far notare, che è molto carina, è che hanno cambiato i modelli. Rispetto all'uno che c'avevano lo stesso modello, ma i colori diversi, qua hanno cambiato. Hanno cambiato i modelli, simpatico. Non so se... No, mi conviene far così. La devo spostare a lei, purtroppo la devo spostare. Mi dispiace pure di doverla spostare in realtà, avrei preferito tenerla. Questi sono tosti, eh. Sono mica una fregnaccia. E bisogna ucciderli al volo sti due, che questi ti attaccano le peggio malattie. Ma vaffanculo, dai. Critico e blind, che merda cosmica. Proprio prima di attaccare, maledizione. Almeno gli tolgo una schivata per quello. Vediamo lo stress, vai. Che, paradossalmente il sanguinamento quasi mi conviene che me lo fanno in realtà, perché se me lo fanno mi levano la cosa. Posso curarli con... Posso curare il sanguinamento con lei. Ok, questo è morto, bene. Questo... Quasi, non ci abbiamo botte da dargli, peccato. Speriamo non facciano troppo stress. A me mi preoccupa più lo stress che altro, perché se ci fate caso non abbiamo dovuto curare ancora una singola volta, eh. Non è stato mai necessario tirare cure. Poi sicuramente a un certo punto servirà, quello sì. Però insomma siamo super golden per... One less obstacle in our path. Ce la farà lei a colpi? E anche bene. Sei cricca. Mortacci di Pippo. Fai così. La potrò curare lei a un certo punto, secondo voi? Forse adesso sì. Forse adesso sì. No, perché è esploso il ragno. Arrivederci. Che sta succedendo? Perché si sono moltiplicati e sono diventati ingordo di carcasse adesso qua? Che sta succedendo, ragazzi? C'è qualcosa che non mi piace. Cerchiamo di eliminare i piccoletti prima. Porca trota, raga. Ah, ma pure quasi ammalato quello. Ok. Ok, buono, lei può curare mezzo mondo quindi adesso questo giochino. Il problema di lei è che fa il 33% di danno ridotto perché c'ha il Winded.
Che mo glielo posso levare, mi sa. Certo, un danno sulla guardia. Poteva andare meglio, ma mi dovrei poter curare adesso con lui, in teoria. Mi curerò di zero e rimarrò sanguinante, probabilmente. No, speriamo di no, ma se sa mai. Buono. Questo, il fatto di aver eliminato questo in un colpo secco è veramente molto buono. Tu curati. E curati pure. Che depressione le cure di Alzared, questo, sono due danni se cura. Mi venisse un colpo. Io voglio solo levargli, esatto. Non mi interessa di avvelenare nessuno. 5, vabbè. Più il sanguinamento, bella merda. Vediamo di levare questo davanti, eh. Lei c'ha un ultimo use di questo e poi ha finito. Si crocca 26, va sbudellato. Sei fenomenale, in effetti, ben fatto, ragazzi. Questo è proprio Critico Town al nostro team. C'ho molta paura di un build up di coso io, purtroppo, di sanguinamenti su Alzared, che prova a curarsi e sanguina all'infinito. Martacci tua, però curate come si deve, sì. Puttana Eva, curati come Cristo comanda, abbi pazienza, zio mio. Blindone tattico, vai, easy. Il blindone, no, questo mo che fa? Si è fatto tutti gli sbruff, è vero che mangia i morti. Mangia gli sbadaveri questo qua. Questo il turno lo farà, eh. Non è detto, forse... no. Cioè, oddio, ce l'ha il coso, forse... Buono, vai, che magari fa il turno e muore di ustione. Ovviamente no. Fatto 6 danni marci, che va bene così. E... abbiamo il turno con tutti prima. Facciamo con calma, va. Curati, zio mio. Curati, adesso curati di 25 però. Come Cristo comanda. 13. Oh, che minchia. Ci ha messo 4 cure per curarsi bene. Che merda di uomo. Marcio proprio completo. Vaffanculo. Cosa? Abbiamo risolto. È stato un bel fight. Carino. Mi piace rivedere anche i vecchi mostri, onestamente. Consegnala alla locanda per ottenere i seguenti vantaggi. Sconti su tutti gli oggetti da battaglia e gli oggetti della locanda. Aumenta di 1 la maestria. Wow. Figo. L'appendice chitinosa. Bello, interessante. E poi abbiamo rimediato questo qui che all'inizio del turno potrebbe dare... una cosa che si è nascosto. Boh. Lo diamo a un personaggio, ma non ce ne può fregare di meno, praticamente, direi. Stavo andando per premere F5. Io mi devo dimenticare. Mi devo dimenticare gli altri giochi quando gioco a Darkest Dungeon. Devo dire che ha raggiunto un livello comunque cosmico il fatto di switchare costantemente giochino, e adesso proprio con 6 serie è fuori di testa, tra poi strategici, RPG, è una cosa costante, ogni volta devo rimparare tutto. Ci dobbiamo spicciare a falli questi, eh? Questi sono... via uno. Uno via, fuori. Bam, 12, crudo, il 12 è crudo. Ma vaffanculo. 8 danni secchi così. Vediamo di far fuori questo subito. Madre. Fate cacare, porco due. Due colpi, due critici. Mo vai, facciamo conto paro, fa il critico pure quest'altro. Ma guarda Teo. Che sculati balordi. Tu muori per favore.
Muori di ustione. No, per un danno non muori. Crit? No, ok. Stranamente. Stranamente non ha crittato. This wound at least has been tended to. One less obstacle in our path. Lei tira delle grocche veramente importanti, devo dire. Questo non lo shotterò mai, però ci provo. Metti che crittavo, lo shottavo. Sei fenomenale. In effetti sono entrambi fenomenali. Sta andando molto molto bene. E non mi devo stare zitto, perché questi hanno fatto 3 critici su 4 colpi che hanno dato fino adesso. E c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa di rotto in tutto questo. Madonna che botta. Però l'ha fatto pure lui un bel crittino, eh. E hanno rosicato. Peccato. Quel 4 di stress non è amichevole. Vittoria. Andiamo a... Tra l'altro adesso devo capire il minigame. Ve lo ricordate quello della settimana scorsa che avevamo fatto con Bonnie? Quello bisogna capirlo. Resistenza allo stun. Mi piace avercela su di lui la resistenza allo stun. Altri aiuti umanitari qua. Bonk. Buono. Siamo al massimo a 25. No, siamo a 23. Possiamo tirare dritto. Ci abbiamo 14 soldi. Dobbiamo andare comunque a sinistra. Non mi interessa dell'ospedale, perché voglio andare verso la campanella. Io qua. La campanella. E devo capire la gimmick di quella faccenda di Bonnie. Perché poi, tra l'altro, ormai le storie le abbiamo finite. Manca solo quella di Bonnie. Le abbiamo viste tutte. Abbiamo fatto una cifra di puntate. Darkest Dungeon sono proprio tante puntate. E piano piano, con le patch che mettono, che non mettono, usciranno cose su cose. Ne le vedremo tutte quante. Niente, questi se ne vogliono andare. Vai, ti faccio pure levare la torcia. Sì. Intanto la torcia ce l'abbiamo già a 0. Anzi, a 1. Considero all variables, but do it quickly. Volevano andare pure tutti a sinistra, ma hanno letto nel pensiero. Bravi ragazzi. Bravi ragazzi. Ben fatto, ben fatto. Comunque devo ricambiarlo io il coso. Questo qua non è abbastanza pazzerello. Vediamo questo. Questo sì. Ci vuole qualcosa di pazzerello. Ci vuole. Se fossi diventata amica del fuoco non avrebbe più potuto farmi del male. Amica del fuoco. Chapter 4. Burnt offering. Ah, me lo ricordo, questa era gioca con il fuoco. Però gioca con il fuoco. Lei può dare fuoco alla roba. Può dargli ancora più fuoco e poi può spegnere il fuoco. Proviamo a dare lentamente fuoco a tutto, vediamo che diavolo succede. Magari se diamo fuoco a qualsiasi cosa insieme, a una certa poi lei spegne tutto. Può essere, non lo so, io sto ipotizzando. Anche perché non è che lo possiamo fare per 50 turni sto giochino.
Infatti era lì, bisognava dar fuoco a tutto a posto. E non v'era modo di placarle. Allora, Libellula, che fa danno ai primi due davanti, va indietro di uno e fa due di fuoco e mette anche il la combo. Niente male. Il problema è che poi però servirebbe qualcosa per mandarla avanti, perché Alzared c'ha una cosa che lo manda avanti, quindi non funziona poi dopo. Non funziona, ci servirebbe qualcosa che la manda avanti. Che ce l'ha lei, c'ha questa cagata qua, però questa fa proprio cacare sta cosa. Allora, bersaglio spinta 1, mostro vicino casuale. Ah, in realtà ste due praticamente fanno una combo, ste due robe. Uno potrebbe fare una cosa di questo tipo qua, che va indietro e poi gli fa il coso e in più ritorni avanti con questo. Vediamo, vediamo. Intanto cerchiamo di... La gimmick non è malaccio. Certo, c'è da dire che è un po' scrauso quell'attacco, quello che punzecchia. In realtà dipende poi che fai, perché se vai in questa zona qui gli attacchi di Bonnie che fanno più danno fisico sono meglio rispetto a quelli che fanno danno da fuoco, per ovvi motivi. E qua viene il momento. Viene il momento quello crudo, che potrebbe essere pazzerello volendo. Ah, c'è il coso da eliminare lì, eh. Cerchiamo di togliere questo dalle palle subito, che è fastidioso. Grazie per non avermi crittato con 100.000 danni. Questo l'ha presa una botta, devo dire. No, dai. Dai, a uno. Che sfiga di merda. Super, super. Non è vero. Super fortuna. Tutto a posto. Cavolo, quello non ce voleva. Però posso levarglielo. Tank. Mi levo. Se vado avanti, mi levo la possibilità di uccidere questo qui con lei, però. Questo, perché lei poi fa il turno subito dopo, quindi dovrebbe o menare questo. Dovrebbe essere una cosa. Facciamo così. Mazza, un danno. Complimenti, zio. Ah, lo ha. Taneva, l'ho spinto avanti. Spinto avanti, sono un pirla, non avevo letto tutto il codice. Dico, ma perché è venuto avanti questo qua? Au. Due, e in teoria dovrei finirlo con lei se tutto va bene. Ok, con un bel critico pure, che è buono, ci leviamo lo stress. Questo tira la sua merda solita farlocca. Bella coltellazzata. Un altro critico veramente buono. Tra l'altro lei, quando il target c'ha il coso, come si chiama? Il gli sono riuscito a fare l'ustione. Quando il target c'ha il marchio, che il marchio qua si chiama la combo, lei c'ha una cosa tipo 80% di crittare, una cosa, c'ha extra 75%, no, più 50, che credo possa aumentare, e di base c'ha 15, quindi diventa 65. Se in più c'hai un oggettino, riesce ad arrivare anche a 70%. Mamma mia, che botta, cioè scialissima proprio. Bene, proseguiamo. Vabbè, lei invece quando il target c'ha la combo che fa? 50% di danni extra. Diciamo che avesse la combo è buono. È buono su tutti avesse la combo. Che lecche desti 18. Va, parti con 2 di vita.
Divertite, sì. C'è quella difesa che è niente male. Gradirei levare questo qua se fosse possibile. Però mi va in Death Door il ragazzo. Non mi può morire questo qua. Te devo dire, abbiamo messo pure il coso. Speriamo che muoia di sanguinamento. Cioè deve farlo smarciume lì, come si chiama. Niente critici, lo stress è sotto controllissimo. Direi che... oh, appena Horta ci gira un po'. Ci gira un po' in maniera fortunata la faccenda. Buono, andrà meglio. Questo ha buttato... stavo per dire che ha buttato il turno per curarsi. No, non ha buttato proprio niente. Assolutamente non ha buttato niente, non ha buttato. Oh. Bella merda, lei non si può neanche muovere. No, fa questo. Lei è proprio fuori dai giochi per questo turno, per questi due turni anche, perché non posso muovere nessuno. Bella chiavi. Adesso è stata rispostata così a muzzo, ok. Gestibile, però si è rifatto la schivata sto stronzissimo. Ovviamente funziona. Dai, regà. Dai. Dobbiamo eliminare sti nemici prima che facciano le uova, eh. Prima che facciano le uova bisogna eliminarli sti cosi. Sì, lui ha perso una fracca di vita, cazzo. Questo l'abbiamo tolto dai cogliomberis. Curati. Lei non può fare una sega. Sei danni. L'unica cosa che mi dispiace è che così andiamo un po'... un po' smezzati dal boss finale. Niente di grave, però, insomma, speriamo che sia una bella cura. 5. Se no potrei un attimo... tanto questo durerà un altro turno sicuro, immagino. Potrei un attimo cazzeggiare con questo e vedere che diavolo... facciamo curare lei, buono. Buono. E poi facciamo curare lei. No. Guarda se deve morire. Se no era bastato un turno, eh. Un turno per fare tutto in merda completo. Sarebbe stato veramente divertente. Leviamo dalle palle sto coso qua, subito. Leva. Via, basta, che è pericoloso. Allora, boss che c'è da? Se l'impulso oscuro, 20 resistenza. Sai che c'è? Proseguo perché mi voglio male. Stavo per diffuggi, ma no. Noi non fuggiamo mai. No. Cazzi santi. Cazzi santi, ragazzi. Proprio uno start di ultra mega merda. Le hanno fatto il super accecamento a lei. Che vabbè, fortuna vuole che glielo posso levare. Un disagio universale proprio. Questo vabbè, doggia, non ci sono problemi. Buono, buono, buono. Iiii! 30 danni, guaglione.
ci ha fatto 30 danni. E l'ho curato di 3 mali mortacci di Pippo per un decimo. Gli ha fatto un decimo delle cure. Resta con me. Ma no, ma allora passa il turno. Vaffanculo. Che sfiga. Vabbè, ce la facciamo. Però mo questo si rifà il dodger. Che due palle. No, non se l'è fatto. Attenzione. Qua stanno menando lei. Va bene, va bene. Il sangue per il sangue qua. Non ci frega niente. Non ci frega niente. Vai, 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 vai. Uccidi questo, per favore. Che sega di merda. Ah, e allora Johnny. Porco due, oh. Mi tocca far per forza così e mandare lei in fondo al, allo schifo de... Non la userò mai più lei, praticamente. È finita lei, in sostanza. Non la vediamo mai più. Diciamo che non è che sia proprio una situazione ottimale. Perché era blindato. Io speravo che il blind servisse a qualcosa. Invece il gioco mi smentisce sempre sul fatto che il blind abbia un'utilità. Oh, almeno. Nice. Vorrei riuscire, ma non ci riuscirò mai. Avrei dovuto tirare il... No. Vabbè, ma che sega però. Fisso, fisso lei. Cioè, 3 attacchi, 3 tutti in testa a lei. Guarda lì. Che merda cosmica, porco due, oh. Questa era proprio una roba sfortunata, devo dire. Proprio una roba molto sfortunata, devo dire. Poi st'uomo cura dei mezzo euro alla volta. Per favore, curiamo lei. Cura. Ok, 11, non male. Ebbe. Cazzo. Speriamo che sto blind funzioni, signori, perché devo spostare lei davanti. Missa, missa. Ma con tutto che lei l'ho spostata dietro, cioè deve morire Bonnie. Bonnie deve morire. Cioè non è che c'è una... È Bonnie quella che deve morire. Quella muore. Quella. Mortaccio. Che pezzo di merda sto... Quella lì ha da morire. Ok. Ah, finalmente. Si respira un attimo. E adesso... che sfiga di me. Adesso non lo posso più colpire questo qua dietro. Che merda ignobile. Va, 6 danni. Vai, devo ucciderlo sto ragazzino. 22. Posso curarlo con lei però. Deve morire questo, deve morire troppo. Cioè, lo devo levare dalle palle. È proprio lo schifo, il fastidio più totale sto ragazzino qua. Ed è molto, molto problematico. Dai, che mo che l'ho scambiato dovrei riuscire in teoria. Una coltellata lo dovrei uccidere. Te prego, dagli, l'ha fatta bene. Sei il mio cuore pulsante. Dagli sta coltellata per l'amor del cielo e levalo dalle palle. Ok. Adesso il boss non tira 120 danni. E quasi, quasi. C'ha resistenza mischia, quindi... Posso dargli una coltellata e faccio 0 danni, niente male. Vai col blind. Oh, solo... Ehi, è andata al manicomio pure lei. Fatemi strai... No, adesso sono nemici. No. Oddio. Peccato. Non si vogliono più bene.
Death Door addirittura, wow wow. Occhio raga, occhio. Ma vaffanculo, ma quanto c'ha di resistenza sto mister farloco? Come fa? C'ha 30 di resistenza al morbo. Johnny, dai, me lo devi... Fagli prendere fuoco, fagli fare qualcosa. Ma come cazzo è possibile? Dai, 15 gli ha fatto. Grande crocca. Ok, ok. Lo prendo, va bene. E muori, muori. Arrivederci. Bene. Ci siamo. Maestria. Asso piglia tutto. Non è facile, non è facile. L'hanno bilanciato in maniera molto stronza sto fight qua. Scarta questo, scarta questo. Questo pure butta via. Questo è proprio la marcio. Questo che dà resistenza extra lo teniamo, che comunque è meglio di niente, ma... Ma andiamo a sta locanda, ragazzi. Andiamo a sta locanda. Ma voglio fare una prova, tra l'altro. Magari con questa patch hanno fatto che quando quitti, dopo aver fatto le robe in locanda, non te le resetta. Lo proviamo. Proviamo a fare quello che dobbiamo fare in locanda e vediamo se la settimana prossima rifà il giochino oppure no. No, cavolo, quello l'ho proprio doggiato. Siamo arrivati alla locanda. Dobbiamo sistemare un po' il bene che si vogliono i nostri ragazzi. Perché non è una bella situazione. Sicuramente è risolvibile, ma non è bella. Aumentata di uno la maestria. Gli oggetti da battere la locanda sono scontati. Molto bene. Ci abbiamo un bel po' di cose. Che ci abbiamo? Aspetta, che ci abbiamo qua? Questo. Ah, cavoletti. Questi qua erano buoni. Allora, vediamo un attimo qui che possiamo mettere. Band antidoti, unguenti per ustioni. Bon. Esplorazione di ospedali, ma che ce famo? Marchi ingegni durante la cosa della diligenza. Ok, quindi questo si può anche buttarci da due speranza. Trinket non ne abbiamo. Cominciamo subito con questo. Vediamo se la prossima settimana questo esisterà. Vediamo questo a tutti. Belli, positivi, che se piano bene. Fantastico. Aumentiamo gli HP di loro due, che sono quelli più squishy di tutti. Questo glielo diamo a lei. Diminuisce di due lo stress. Vai. Questo che aumenta il danno. Prossima locanda. Qua ragazzi siamo extra golden. Questo diminuisce lo stress di 3, me lo tengo. Questo glielo metto a lei. Questo qua degli HP lo teniamo. Usiamo il cibo, quello scrauso. No, pure quello buono, eh. Voilà. E questi qua tanto non mi pare che ne abbiamo slot liberi, invece sì. Quindi questo glielo diamo a lei e questo glielo diamo a lui. Sembra perfetto. Le skill da potenziare. Allora, sicuramente Bonk, questa è importante. Poi questa aumenta da 25 a 33. Però cavolo, fa 4. Fa 4 di coso, eh. Non è malaccio. Infligge il doppio col bersaglio, col coso. Non è male. Ah, raga, io potenzierei... Questo rimuove il critico. In realtà questo qua, cerchiamo di metterglielo addosso, perché è proprio una buona skill. Io gli... Ah, perché questo qua... Ok, no, togliamogli questo e mettiamogli questo. Perché è proprio buono quello come skill. Non c'è niente da fare. Allora, potenziamo le skill di Audrey. 50% critico sul bersaglio e stonks quando c'ha il coso.
Anche questo diventa 50% critico extra. Ma questo c'ha, questo diventa 50, 60, 70, 80. Quindi quindi è veramente stonks. Questo aumenta la guarigione e leva lo stress. Non è male, ma a me, io le metterei questo. Dobbiamo potenziare tutta la roba che fa danni. C'è niente da fa, perché dobbiamo fare i danni. Lui fa un botto di danni con questo qua. Però cavolo, ma in realtà questo non serve molto. Gli aumento questo perché gli aumenta il danno, visto che c'ha 20% di critico così, tra l'altro. Poi dobbiamo decidere cosa potenziare a lei. Se questo, la guarigione, che è anche buona. Sarebbe stato figo se le aumentavano i cosi. Perché 33% non lo so, perché poi lo fa i primi due. Senti, facciamo questo. Così lei lo tira, praticamente le facciamo fare questo e il blind. Anche il blind le dovrei potenziare, così la facciamo, la usiamo tipo come supporto, che può fare anche dei danni. Così lei tipo fa il blind, fa il fuoco, eccetera, mette il marchio sui nemici e poi li facciamo saltare in aria. Io direi che siamo a posto per andare avanti per la prossima fase e il prossimo Darkest Friday. Quindi raga, io se siete arrivati fino a qui vi ringrazio tantissimo. Se non seguite il canale vi invito a farlo, perché più siamo meglio, siamo quasi arrivati ai 1000 iscritti, quindi il vostro sub potrebbe essere importante, quello decisivo. E chi già lo segue lo ringrazio. Ci vediamo la prossima settimana con altro Darkest Dungeon, con un nuovo Darkest Friday, e speriamo che questo party sia risolutivo. Vediamo un po', con la patch nuova magari riusciamo a farlo funzionare sto party. Quindi Dale è tutto, bella pips, e alla prossima, ciao!